Rose rosse per Santa Rita. Ieri sera Fasano ha onorato la santa portata in processione dalla chiesa dell'Assunta fino a Piazza Ciaia per la tradizionale messa celebrata dal priore Don Sandro Ramirez. Come ogni anno, numerosa la partecipazione di fedeli che tra le mani stringevano rose rosse, il simbolo per eccellenza della santa, per indicare amore e sacrificio. Infatti la tradizione racconta che portata alla vita religiosa fu data in sposa ad un uomo brutale e violento, ma che riuscì a convertire. Venne in seguito ucciso per una vendetta. I due figli giurarono di vendicarlo e Rita, non riuscendo a dissuaderli, pregò Dio di farli piuttosto morire. Le sue preghiere furono compiute e Rita si ritirò nel monastero degli Agostiniani di Santa Maria Maddalena, in cui veniva privilegiata la passione di Cristo. Durante un'estasi le comparve una stigmate sulla fronte che le rimase fino alla morte. La sua esistenza di moglie e madre cristiana, segnata dal dolore e dalle miserie umane, è ancora oggi un esempio per il mondo religioso. La celebrazione è stata caratterizzata da un momento di preghiera e di riflessione per il grave attentato che si è consumato sabato mattina dinanzi alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, costato la vita alla giovanissima mesagnese Melissa Bassi e che ha visto il ferimento di altre 5 ragazze. Un pensiero anche per le vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna. Al termine sono state benedette le migliaia di rose rosse levate al cielo. Dopo i fuochi c'è qualcosa pure qua. Se il tempo ci aiuta... Ecco, lo sapete che Santa Rita mi dice sempre la stessa troppo poco, no?